Tu la prima reazione che hai avuto quando l'hai letto il testo? Ho pensato solo nella merda, non riuscirò mai a farlo. No, perché dopo, anche da attore ti dico, ho sentito la tua legittima ansia prima di salire sul palcoscenico, avevo già visto questo spettacolo, 1:10, con un ritmo serrato come questo, con una sincronia con la musica, non è un lavoro facile. Che tipo di preparazione hai fatto? Allora, guarda, devo essere molto onesto, io non lo vivo come un monologo, ma per me è un dialogo a tre. Perché dietro ho due fantastici musicisti che mi accompagnano e io dico sempre mi regalano una Bentley, una Lamborghini, io semplicemente non la devo far schiantare, perché ovviamente il lavoro che faccio è indubbiamente difficile da un punto di vista tecnico per i cambi di registro, di tono, di voce, di tempo ritmo, però molta suggestione viene anche da loro, penso che ogni lavoro abbia una sua differenza, una sua difficoltà. E sono riuscito a creare questo tipo anche di cortocircuito, se vuoi anche verbale, no? Che a volte avviene. A me mi piace citare una frase di Carmelo Bene che diceva: io voglio diventare straniero della mia lingua quando recito. E quindi, in un qualche modo, tra un'influenza che è un po' più hip hop mainstream, il teatro, che comunque ha anche dei codici sia di scrittura che di linguaggio, che poi quello che è la nostra personale esperienza di vita, abbiamo cercato di rendergli una forma nuova, altra, ed è stato sicuramente un grandissimo impegno che non... Quante settimane di preparazione? Ma settimana adesso non mi ricordo, però sicuramente sono state, c'è stato un mese sicuramente indubbiamente molto intenso, ma la cosa bella è che è un lavoro che è nato un po' alla volta, tutto, ci tengo a dirlo, è nato molto, in modo molto organico, no? Penso che ci siano veramente anche due filosofie quando si fanno delle regie, quando c'è un'impostazione che è molto verticale, quindi ti trovi una persona che in un qualche modo dirige tutto e organizza tutto e in un qualche modo tu non devi uscire da quelle, dalle cose che lui, dalle direttive, grazie. Dall'altra parte ci può essere invece una regia che è molto più orizzontale, ovviamente Girolamo, mi sento dire, si è preso una grandissima responsabilità, no? E però nella sua grande la sua più forse grande responsabilità è di averci regalato molta libertà scenica a servizio comunque di una storia che avevamo tutti voglia di raccontare. E quindi si creano anche questi piccoli miracoli a volte, che quando tu metti il tuo cuore e la tua tecnica comunque al servizio di un lavoro di questo tipo, e dall'altra parte delle persone intelligenti, sensibili e soprattutto che hanno voglia anche di aprire sempre di più il testo, perché comunque noi non facciamo in questo caso una prosa classica, certo, ma parliamo anche di un altro oltre a noi, quindi la possibilità di essere riusciti anche a regalare delle esperienze magari non personali, ma proprio anche di vita, di persone che ti raccontano cose, tu le butti dentro e cerchi di formalizzarle in un contesto artistico, ecco, questa cosa non avviene sempre, di questo sono molto grato ai ragazzi di Cubo. Allora, in un'intervista al Foglio hai definito questo testo un grido di una generazione. Nel libro di Ismaele, appunto, che Girolamo prima ha ricordato, quando Ali fa un viaggio in Algeria e in Marocco si sente sradicato. In Italia è sempre solo il nero, come gli dicevo prima, è evidente che questo grido di un'intera generazione, quando si è afrodiscendenti, quando si è neri, è un grido più sentito, un grido più forte. Sì, diciamo che potrebbe essere presa da due punti di vista, sicuramente c'è quello afrodiscendente o comunque anche di una persona, scusatemi la voce ma tra poco mi ritornerà normale, adesso è ancora tutta in gola, e sicuramente c'è un discorso che ha a che fare con un'afrodiscendenza o comunque essere figli di coppie miste, eccetera, e quello sicuramente è un grido, no? Io mi ripeto anche molto nel fatto di sentirmi trattato come il diverso in casa, che sono in Italia. Benvenuto. Benvenuto nel club, come quando mi succede ad esempio in Burkina Faso, che vengo visto come il bianco. Però c'è un fatto, noi abbiamo preso questa direttiva, ma non è l'unica, cioè il grido della generazione, dal mio punto di vista, è una generazione che in questo momento è costantemente bombardata da quello che riguarda una sovraesposizione di immagini, di social, di come si vuole apparire. E una cosa che mi sento di condividere con voi, ci sono state anche delle ragazzine, dei ragazzini che sono venuti a vedere questo spettacolo, avevano 13 anni, forse 12 anni, più piccolissimi, e a un certo punto, sai, anche comunque un pochino in apprensione, perché noi lo facciamo con gioco, però giustamente tu non sai gli altri come possono recepire.
piccola parentesi, i bambini non si spaventano, i genitori li portano via, chiusa parentesi, quando vedono questo lavoro. E la cosa che ho chiesto a loro, alle ragazze, è stata: ma cosa vi è rimasto in testa di questo lavoro? E loro mi hanno detto: quando tutti ci rompiamo i coglioni da morire. Quindi questa, secondo me, è una cosa molto interessante, perché è vero che parliamo di un ragazzo che è figlio di due mondi, che è scisso, ma non, tu puoi trovare quello se appartieni a quella cosa lì, ma non è la cosa principale. La cosa principale è il nervo che ci sta dietro, la colonna vertebrale è proprio un altro tipo di ferita. E arriveremo anche all'SS. Va bene. Ok. Allora, la periferia. La periferia ha un molteplice significato in questo spettacolo. Allora, sono nato ai bordi di una periferia, la periferia di una città, la periferia di un mondo, la periferia di una razza, la periferia di un magazzino pieno di scarti che verranno buttati in mare. Vado avanti, periferie annoiate, siamo in mezzo ad una pagina bianca, non sappiamo cosa scrivere, imbrattiamo i muri coi cristalli, litri e litri di cristalli a fumare, non volevamo essere guardati, volevamo essere ispirati, volevo essere amato. Però paradossalmente, e dimmi se sbaglio, proprio da questa periferia che lui prende lo stimolo a diventare qualcuno, quindi quella noia, quella periferia, quella realtà, comunque, seppur inizialmente a lui gli ha dato un po' lo stimolo per dover diventare famoso, erano solamente... Sì, cioè, nel senso, allora, se vogliamo aprirla da questo punto di vista, penso che la noia sia un grandissimo reattore, okay, alla vita. E... spesso si dice che le nostre generazioni hanno un grande problema, che non sono più abituate alla noia. Io ho 30 anni e mi ricordo che prima dell'avvento dei social ho visto tantissima noia, e dalla noia mi sono fatto tante riflessioni che poi sono diventate quello che magari oggi può essere il mio lavoro o il mio pensiero critico rispetto alla società, a prescindere dal mestiere che faccio. Oggi come oggi non c'è questa cosa, c'è una grandissima, dicevo prima, sovraesposizione di immagini. C'è una sovrapposizione di voler essere, di non apparire, no? Cioè di voler apparire, di non essere. E forse questo è un nuovo problema che dovrebbe dirci. Ecco, anche questo. Sì. Ma entriamo nella tua storia personale. Papà italiano, mamma del Burkina Faso, allie di origini algerine, battuta pop. A parte l'afrodiscendenza, quali sono i punti in comuni con il personaggio? Battuta pop, perché ti ricordo che sei anche due collezioni. Sì, sicuramente non sono un assassino, grazie al cielo. Che connessioni posso avere? Posso avere sicuramente, guarda, tu hai prima citato una frase che è molto incisiva, che mi tocca, che è: non volevamo essere guardati, volevamo essere ispirati. Adesso io non mi ricordo se questa c'era già nella prima stesura, una cosa che è avvenuta, però forse c'è stato uno scambio su quella frase, che si sono aperti dei mondi, mi confermi, Gino. E una cosa che avviene spesso, e che, guarda, ti racconto questa, che a volte dico, io a un certo punto della mia vita ho iniziato ad avere la percezione di me attraverso gli occhi degli altri, nel senso che io fino a una certa età io non mi vedevo nero. So che può fare, no, guarda, mi stai raccontando questa cosa, mi stai raccontando, ok, ma perché, però ci tengo a dirla, perché non è così scontata magari, okay, per chi non vive questa condizione. Verso i 17-16 anni ho iniziato a percepire che le persone di fianco a me mi vedevano come un possibile pericolo sociale, perché stavo iniziando a crescere, iniziavo ad avere una voce più profonda, iniziavo ad avere uno sguardo anche più duro, perché stavo diventando l'uomo nero delle favole. E in questo frangente la cosa che ti diverte, cioè che adesso mi fa riflettere, e che la cosa che mi è rimasta più impressa è stato lo sguardo degli altri, che era sempre fisso su di te ed era sempre molto vigile. Cosa che mi ha fatto ridere, ironia della sorte, che quando sono ritornato in Burkina Faso da grandicello avevo sempre lo sguardo degli altri perché ero il bianco. La cosa cambia nel momento in cui inizio a prendere visibilità televisiva, che da un momento in cui la gente magari si spaventava a stare di fianco a me in metro, la gente mi chiedeva i selfie. Cioè io sono arrivato dai poliziotti che mi chiedevano i documenti, e i poliziotti che dopo che mi chiedevano i documenti chiedevano il selfie per la ragazza. E questo è vero, questa è storia di vita vissuta, ma la cosa interessante è sempre pensare quanto possono essere dei coltelli gli sguardi degli altri, che diventano sia un punto di forza, perché comunque ti pongono delle enormi riflessioni su quello che tu sei a livello sociale o quello che gli altri vorrebbero che tu fossi. Qual è il Matrix?
e come trovare invece la tua identità, come ti determini e come riesci a togliere questa serie di sguardi. Guarda, te l'avrei chiesto più in là, ma l'hai anticipato, no? Anche sul discorso della tua inevitabile popolarità televisiva e non solo. Società dello spettacolo, triste, egocentrica, depressiva, tossica, omicida, che ci ha portato ad essere tossicodipendenti, che ci ha portato a crescere a pane e sintesi. Sid vive nel mondo dello... No, perché io non conoscevo questo testo, è spettacolare. Sid vive nel mondo drogato della società dello spettacolo. Per uscire dalla disperazione e dalla noia, legge di nascosto, ascolta musica, vede film, recita, recita sempre, fino a dimenticare di essere Sid. Alberto nell'SS ci sta, no, ci sta, però comunque sia, grazie all'SS comunque si è diventato un personaggio popolare dal punto di vista comunque televisivo, teatrale, cavoli vari. Ecco, entro proprio nello specifico della tua vita, tu come, poi magari poi ti dico la mia, tu come ti rapporti a questi SS di pari sintesi? Questa è una bella domanda. No, lo so, la dica a te, ma la faccio a me. Quindi so perfettamente che significa poter vivere, cioè anch'io come te non ho mai considerato, non mi sono mai concepito nero fin quando ai casting o nelle realtà cinematografiche, cerchiamo solo attori neri, che poi io ho pure la sfortuna che non sono manco troppo nero e quindi capito, né del qua né del C'hai ragione. Tu almeno sei quelli che almeno puoi fare almeno, no, io no, quindi devo fare quel lavoro adesso con un euro. Quindi, allora, secondo me, per citare quel bellissimo film che è Matrix, puoi prendere due pillole, okay, e puoi giocare con queste pillole. Io avrei potuto scegliere di non perseguire le mie passioni, i miei obiettivi, oppure seguirli e cercare nel mio piccolo, senza l'arroganza di dire da solo cambierò il mondo, perché penso di essere una goccia, tutti insieme possiamo, da solo non si può fare mai niente, di dare un piccolo là, un piccolo contributo rispetto a quelle che sono delle problematiche oppure delle visioni che sono nascoste. E una cosa che mi sento di dire è che quando ho iniziato a fare questo, io ho iniziato a farlo per divertimento, l'attore. Non ricordi quando hai deciso? Guarda, mi piaceva da quando ero piccolo, ma ho avuto il vero momento quando facevo ragioneria, che odiavo terribilmente, anche se sono molto riconoscente agli studi di ragioneria. Ma c'è stato un momento specifico, perché io mi ricordo del secondo, servivo la messa, sì, alla mia parrocchia, e tutte quante quelle... appunto le persone che venivano a messa, io me li immaginavo proprio come pubblico teatrale. Guarda, io me ne sono accorto nel momento in cui ho visto tanti colleghi in ufficio mentre facevo degli stage a scuola che vivevano costantemente la stessa vita, e io sono, credo, una persona che ha bisogno di tanti stimoli perché mi annoio velocissimamente, e pensare che sarei stato... cioè l'idea di tapparmi rispetto a un estro creativo che sentivo di avere mi uccideva. Ma ti è stato proposto il lavoro sicuro? Certo, il lavoro sicuro, sì, sì, ma è stato proposto due o tre volte. Okay. I miei genitori erano disperati, anche i miei nonni. Cioè ha detto com'è possibile, questo vuole fare l'attore, rovinato, capito? Anche perché io non vengo da una famiglia artistica, cioè ho dei lontanissimi parenti artisti ma non c'entrano con noi, quindi... c'era il discorso, ok, vieni magari da una tradizione familiare, allora questa cosa potrà essere, no? Però nel tempo è diventata anche una consapevolezza di dire ho bisogno anche di dire certe cose con il lavoro che faccio, e per me la cosa più bella che posso avere in questo momento, che mi sento di dire, è l'idea di pensare che quando un ragazzo come me, figlio di coppia mista o afrodiscendente o di un altro tipo di ascendenza familiare, se vede un nome italiano, un nome non propriamente italiano, tipo Boubacar, che è il mio primo o secondo nome sui titoli di coda, di testa di qualcosa, ecco, a me quello fa molto piacere, perché io quando ero piccolo questa cosa non ce l'avevo, e spero che col mio piccolo contributo artistico di dare là a una generazione di persone che magari si vorranno formare. Infatti mi sento anche di dire una piccola cosa, se mi permettete. La sintesi in questo momento, da un punto di vista artistico, è che l'industria ha tanta fame di volti e di colori. Il problema è che questi volti non sono formati. No, guarda, cosa dici? Capito, dove lo mettiamo questa cosa? Guarda, era quello che dicevo prima a Joanna. Io sono un po' più danni di te. Io
prostituta, fratello di prostituta nigeriana, lavavetri, tutti li ho fatti i ruoli, anche di autore. All'inizio erano sempre solamente quelli i ruoli in cui il nero doveva essere il problema sociale. In questi ultimi anni qualcosa si sta muovendo, quindi qualche film in cui porto una giacca sta avvenendo. E quello che dicevo proprio prima a lei, ora però ci deve essere la qualità, perché quando poi vedi possibilità in cui questa, come dire, questa possibilità viene data, però non c'è la formazione dietro, e là sono, come dire, occasioni perse, però mi permetto di dire a nome di tutti che tu lo stai dimostrando veramente a grande. Guarda, ti ringrazio, ma è perché, ripeto, perché il mio obiettivo non era essere famoso e non mi sento sicuramente famoso adesso, ho un po' di visibilità, il mio obiettivo era giocare ed era perdermi in racconti. Io adesso, quando a volte mi chiamano, mi fa anche piacere ragazzi di 20 anni che dicono mi hanno chiamato perché, poi mi fa anche sorridere che c'è una, non dirò chi, ma c'è una grandissima voce in sala, una grandissima direttrice di doppiaggio, ecco, mi dicono una bella voce, quindi vorrei fare, e io ti dico ok, però tu hai studiato. Cioè, nel senso, ok, adesso servono delle trasposizioni, va bene, a prescindere da tutto, ma la tua formazione dov'è? Cioè, non diventare un prodotto usa e getta a favore di qualcosa, ma segui una cosa e falla intensamente perché ti piace. Cioè, se tu segui i soldi non arrivano i soldi, se segui la passione forse ci lavori. Cioè, è una grande cosa che purtroppo vedo costantemente che non avviene. E questo penso perché c'è veramente una sintesi tremenda da un punto di vista lavorativo. Questo può essere sia in fase di doppiaggio, adesso che c'è questo grandissimo discorso, no? Di chi deve doppiare cosa, come può avvenire sui set. Teatro è già un po' più diverso, perché il teatro ha dei codici che se tu non conosci non freghi la gente, però in televisione avviene molto questa cosa qui e si dà proprio l'impressione che è facile. Allora lo posso fare anch'io, ecco, questo veramente secondo me. Ma l'impressione che è facile, come dici tu, in televisione viene perché c'è, come dire, il substrato dei social che fa vedere la popolarità, che tu puoi diventare quello anche attraverso i social, o perché dici proprio prodotti televisivi che vivono. Secondo me tutte e due, secondo me in questo momento tutte e due. Non mi sento di dire che ci sono così tanti prodotti che siano inclusivi tuttora, okay. Ma quando vedo dei prodotti che hanno quel tipo di pretesa di essere inclusivi, spesso e volentieri non ci sono persone formate. Sono d'accordo. Cioè, in America è diverso. No. In America un bambino fa rugby come può fare recitazione da quando ha 10 anni, tipo Stranger Things. I know. In Italia questa cosa ancora non c'è, perché un attore giovane si è formato a sì e no, se gli va bene, a 21 anni, 22, perché è entrato in accademia a 18. Ecco, questa cosa come la vogliamo mettere? Allora, prima di mettere su un processo produttivo delle persone e di usarle al massimo e di spremerle, le vogliamo formare, santo Dio, dai 15 ai 20 anni, che magari imparano qualcosa e diventano anche un po' più empatiche rispetto al mondo che li circonda. Torno indietro, ma se non si formano è perché forse non tutti hanno la stessa passione che ti ha mossa a te? Lo so, se non si formano sicuramente, penso che siano multiple le risposte, da una parte perché non c'è sicuramente una grande, beh qua ovviamente è un cane che si morde la coda, perché da una parte non ci sono sicuramente modelli di riferimento a cui possono attingere, da una parte perché forse si fa ancora poca arte, poco teatro, poca pittura, poca musica nelle scuole, ed è assurdo in Italia che abbiamo un sacco di cultura che questa cosa venga sempre più ridotta ogni anno che si va avanti, e dall'altra parte anche perché penso che ci siano delle famiglie che vengono dalle condizioni molto precarie e a volte può succedere che vadano di pari passo magari un'immigrazione con una precarietà sociale ed economica, che magari i genitori dicono guarda, noi dobbiamo tirare avanti, quindi non hai il tempo, non hai lo spazio, non hai gli stessi requisiti di sognare come un ragazzo che è un po' più elevato di te economicamente. Io penso che siano questi tre i grandi fattori. Poi se qualcuno mi vuole... Torniamo a Silvia. Allora, se per il personaggio che interpreti appunto in Doc sei andato da uno psicologo per rendere al meglio le scene, appunto in cui il dottor Chidani ha degli attacchi di panico, voglio dire che per Silvia sei ancora in terapia con tutto quanto quello che hai volato, con tutti quanti i passaggi di registro che hai fatto, quale fai? MDR, cognitivo comportamentale, che tipo di lavoro? No, allora io ho avuto. Io sono stato prima di Doc, e lo dico con estremo candore, sono stato per un anno e mezzo in terapia personalmente, a prescindere da Doc. Poi sono andato a livello professionale da una persona che ha fatto un bel lavoro di terapia sui personaggi di Doc, abbiamo parlato.
Io ho fatto un cognitivo. No, sistemi correlazionali. No, ma la, guarda, ma la dico anche per esortare e invitare le persone che hanno la possibilità economica di andarci, perché secondo me la terapia è un grande atto di forza e di fede. MDR dopo uno spettacolo teatrale. Dopo, io ho fatto le MDR dopo uno spettacolo, non volevo più salire su un palco. Grazie a quel percorso, oggi la cosa di quella che sto facendo, quindi viva la faccia di chi può lavorare in questo tipo di realtà. Tu non hai mai avuto un'alternativa B a questo mestiere. Non hai mai avuto un'alternativa B, cioè tu hai sempre solo pensato che avresti fatto. No, io c'ho costantemente l'alternativa B. Cioè, anzi, no, è troppo precario, nel senso, non, cioè, spero di poterlo fare in modo costante come ho fatto per diverso tempo, ma se questa costanza non ci sarà più, non penso che ci sia niente di male nel ritornare a fare altri lavori. Io ho fatto per una vita il magazziniere, il cameriere, ho fatto 60.000 lavori per pagarmi gli studi e non mi farebbe paura ritornare a farli se dovessi sostentarmi con quello. La cosa che sicuramente potrebbe aprire un dibattito interessante è quanto effettivamente lo Stato potrebbe aiutare magari delle figure professionali a mantenersi senza dover fare altro, in modo tale da lasciare da una parte un lavoro per delle persone che lo vogliono fare o ne hanno un'esigenza che è più reale, e dall'altra la possibilità a noi anche di lavorare, no? È sempre il discorso della sintesi, cioè se tu ci pensi, se ci pensate, un artista tendenzialmente, io mi definisco un attore, non un artista, ma un artista come fa a pensare di lavorare 365 giorni l'anno? Cioè dov'è il periodo di decompressione? Di decompressione, di decompressione anche, ritornare alla vita e poi restituirla in forma artistica, no? Io sono amico di un cantante che, insomma, lui aveva fatto un TED Talk che parlava proprio di questo, diceva: io ho bisogno di ritornare alla vita per poi restituirla sotto forma artistica, però viviamo in una società che è la società dello spettacolo e del consumismo, che se tu non sei attivo tutti i giorni, il mutuo non lo paghi. E allora a quel punto dove si mette il tuo senso artistico rispetto alle cose? Pensi che gli sceneggiatori italiani siano ancora troppo poco inclusivi e poco coraggiosi? Ma penso intanto che dovrebbero essere i primi i produttori e le emittenti televisive. In secondo luogo, penso che in questo momento ci dovrebbe essere una grandissima formazione e bisogno di persone che siano di estrazioni sociali di vita diverse nella famosa stanza dei bottoni, quindi sia da un punto di vista produttivo che da un punto di vista anche autorale. A volte, cioè, siamo onesti, scrittori di diverse etnie esistono, di diversa ascendenza, sono veramente pochi, sono veramente minimi. Sarebbe bello se gli autori che già ci sono iniziassero ad aprirsi a delle realtà, perché come hai detto tu, anch'io ho fatto per tanto tempo il migrante o lo scafista, e io dico, non c'è niente di male nel farlo, i problemi sono due. Il primo è come racconti, e il problema se racconti solo quello. E allora magari avere la possibilità di un dialogo reale con delle persone che sanno veramente delle cose potrebbe essere. Penso che siamo ancora in una fase molto anarchica, nel senso che spero, mi auguro che entro 10-15 anni inizieremo ad avere delle figure professionali che si sono formate e hanno fatto una gavetta, e quindi avremo, che ne so, ragazzi italiani con genitori cinesi che scrivono per la Rai o per Mediaset. Lì allora sarà veramente il grande processo di inclusività, perché insomma, non voglio essere vizioso, però se si guardano i prodotti spesso e volentieri che ci sono, non raccontano in un modo credibile quello che succede davvero. E quelle poche volte che mi è capitato di avere dei lavori che in un qualche modo fossero onesti, era o perché ero stato incluso io nel processo di scrittura, oppure semplicemente il casting non era mirato ad attori afrodiscendenti, però mi ci sono ritrovato, funzionava e mi hanno preso. Però se si parla di, faccio un esempio che è sugli afro, ma potrebbe essere sulla qualunque, e non solo sul colore, ma anche sul genere, sull'identità, eccetera, e nel momento in cui si inizia a scrivere per quella roba lì, in un qualche modo deve essere giustificata. Ecco, questo è il primo grande bias che ci portiamo dentro. Indipendentemente dall'SS, come si sconfigge oggi un pregiudizio? Ti piacciono l'SS?
Sì, è perché è bellissimo come l'avete raccontato, perché è vero. Come si sconfigge? Sì. Volevate il talk con Alberto Malanchino, mi siete avrei chiesto come si sconfigge? No, te l'ho detto, intanto oh, avendo un grande processo, è andato giù il copione, batte 30. No, ho fatto cadere là. No, intanto con un grande processo empatico, intanto bisognerebbe secondo me mettere l'ego da parte, ed è una grande difficoltà in generale, soprattutto anche per un artista, perché io penso che noi lavoriamo e ci scontriamo sistematicamente col nostro ego, che è quello che non ci fa affondare, ma è quello che poi non ci fa dormire bene la notte, io in primis. E spesso e volentieri il fatto di dire accetto che una cosa non la so, quindi semplicemente chiedo a chi la sa. In questo momento sento che c'è una grandissima paura nel chiedere. E poi penso veramente che dovrebbe nascere veramente una generazione da tirare su, però da educare già a scuola, cioè nel senso non puoi farlo a 30 anni, cioè o meglio a 30, 40 anni la testa si cambia sempre, non è quello il concetto. Il discorso è che se tu hai 6 anni hai dei bias che sono molto più familiari, ok, però se c'è un po' più un lavoro di inclusività all'interno di un processo scolastico puoi tirare fuori delle cose veramente meravigliose, perché magari crei su delle persone che quando i futuri ragazzini che sono nere avranno 18 anni non li vedranno più come un potenziale pericolo, ma li vedranno semplicemente come degli esseri umani. E tu a scuola queste cose già ne eri consapevole del fatto che mancassero meno o...? Ma guarda, non ne avevo una percezione certo. Reale, cioè nel senso ovviamente erano delle cose che arrivavano ma erano molto passive, però vabbè, per dirti, io ho fatto la scuola in diversi paesi dell'Interland e tipo mi faceva sorridere che quando ero all'elementare o alle medie mi chiedevano magari il permesso di soggiorno e non capivano che io fossi italiano con i documenti italiani, ma anche perché in classe eravamo veramente, cioè classe 1 e nell'edificio in 3, un adottato, uno bo che arrivava dalla Bielorussia 3 volte all'anno perché doveva pulire i polmoni e non so se si faccia ancora tra l'altro, e l'altro ero io, quindi nel senso quando c'erano questi tipi di cose non riuscivo a recepirle, però veramente lo sguardo cambia da quando sei un bambino a quando sei adulto, cioè proprio gli altri, cioè l'esercizio grande che tutti dobbiamo un po' fare di smettere di formarci rispetto allo sguardo che gli altri fanno su di noi, perché quello, no? Ne parlavo ieri con degli amici, è quella la cosa che in realtà ti tocca di più a volte. Cioè, stai il rischio che questa cosa accadesse e ti devi essere reso conto, quando hai preso consapevolezza che questa cosa poteva accadere, o subito ti sei difeso e hai messo... No, guarda, è successa veramente verso i 15-16 anni più o meno, ho iniziato a frequentare un po' di più la città, io vengo dall'Interland, quindi dal mio paese d'origine mi spostavo a Milano e lo vedevo dalla metro, soprattutto nella metro, per carità, capisco anche perché non è che ho le fette di salame sugli occhi, ho visto di quelle cose assurde fatte da persone di ogni tipo di identità, di etnia, di colore, bianchi, neri, tutto quello che vuoi, però è proprio il discorso di dire metto tutti incasello tutti nello stesso tipo di situazione, no? Tutti i migranti che scippano, le categorizzazioni, ma senti, ma come si deve nello spettacolo teatrale a un certo punto quando gli chiedono di dov'è lui, cioè, ok, qui apro la mia parte fantasiosa, è spettacolare perché a me ogni volta io mi dico che origini hai? Papà islandese, mamma norvegese. Sì, però il portiere d'albergo era senegalese, e tutti, quindi è più simpatico. Io la dico, la faccio in automatico ormai questa cosa qui. Io non un'altra. Allora, io dico, quando mi chiedono ma di dove sei, io dico sono di Milano. No, ma di dove sei veramente? Dico, scusa, dice Renusco. Basta, quella guarda gli inchiodi. Cioè, il tempo proprio è proprio scientifico. Non è con il sorriso, come dicevano due in TV, che si risolve, ma è blastandoli che si risolve. Diverso. Lasciamo domande aperte se chi vuole intervenire, se qualcuno vuole intervenire anche non solo per la bravura di Alberto ma anche sul testo e su quello che abbiamo appena visto. Non fate timidi, ci sono fratelli e sorelle qui in sala, quindi a voi la possibilità di interagire con Alberto. Che fifoni, io ho parlato per 2 ore tra questo là del mondo. Io ero convinto che lui fosse un chiacchierino. Oh! Vai.
innanzitutto ancora grazie Alberto per essere qui e a Girolamo per aver insomma creato con Alberto, Ivan e adesso non ricordo l'altro nome, insomma questo Max, questo fantastico monologo. E quando parlavi prima di formazione, no? Cioè sul fatto che era anche una, diciamo, una, un argomento di discussione tra me e Livio e è uscito anche, diciamo, e negli ultimi anni anche con il lavoro che facciamo come Spazio Griot, Griot Mag, e ci sono diverse intersezioni che appunto escludono l'accesso a certe persone che appartengono a certe etnie all'interno di questi spazi, però allo stesso tempo mi chiedevo, va bene diciamo i media mainstream, però il teatro e soprattutto magari il teatro underground, cioè io parto anche dalla mia esperienza personale, cioè se da zero sono riuscita a creare insieme ad altre persone una piattaforma online e questo spazio senza avere comunque risorse, com'è possibile che nel 2023 anche quegli spazi appunto come il teatro non siano riusciti a riconoscere questa mancanza e a cercare di creare e iniziare a formare quegli individui che poi insomma sarebbero stati sono quello che sei tu? Cioè questo per me è un po' una domanda che mi rincorre insomma da tanti anni perché ancora non riesco a vederlo. E poi come giustamente dicevi, sicuramente credo che sia così in questo momento ci sono queste le generazioni si stanno formando, nel senso magari i ragazzi che hanno 15, 16, 17 anni si stanno formando e tra 10 anni li vedremo. Mio figlio oggi è venuto qui, ti ha visto, poi probabilmente il padre l'ha portato fuori, come dicevo, perché sono i genitori che li portano fuori 8 anni. Però insomma questa era un po' la domanda diciamo centrale e calzante è sul ruolo del teatro che dovrebbe essere appunto più accessibile, più vicino alle persone, no? Al popolo e che però poi esclude anche il teatro, quella parte di popolo di cui noi stiamo parlando e che adesso tu hai portato in scena. Guarda, ti ringrazio per questa domanda perché è tosta e mi fa anche un po' male perché è una cosa su cui rifletto dall'anno zero mio di quando faccio teatro. Il teatro purtroppo in Italia in questo momento, vabbè, a parte che non è mai stato bene negli ultimi credo 20 anni, però ha un grande problema di rinnovamento e devo essere molto onesto, io ho avuto in primis che uno poi tra l'altro non ne parla mai, non lo cita mai, io forse perché sono anche un po' fissato con le voci, ma il primo mercato più come si può dire senza pregiudizi disponibile e che se sei fai, se non sei non fai, è stato il doppiaggio. Cioè io il doppiaggio ho avuto la possibilità di doppiare da David King a dei cartoni animati e per me è stato assurdo perché io ho passato i miei primi anni a teatro a fare il migrante che parlava però in perfetta dizione oppure dovevo fare su diversi set il migrante e tra l'altro guarda, quest'anno, a prescindere da Sid, che è un discorso che dico che è sempre a parte, per quanto io mi sia innamorato di tanti spettacoli che ho fatto, io quest'anno, dopo 10 anni di formazione e di studio, ho fatto il primo mio ruolo a teatro dove non c'entrava il colore della mia pelle e questa possibilità mi è stata data da una regista ungherese, esponente attivista della comunità LGBTQ+, dell'Ungheria. Cioè siamo dovuti andare a prenderla dall'altra parte del mondo per farmi fare una cosa con uno stabile che comunque ha accettato e li ringrazio, però è anche un dato di fatto incontrovertibile che è stata la prima volta in 10 anni, quindi anche questo ovviamente crea un attimo, cioè se non hai una mente un po' più solida a dire ma io allora dove sono, no? Cioè ti viene veramente la sindrome di Balto, cioè non è cane, non è lupo, sei solo quello che non è. Cioè tutti ridevano a scuola quando c'era Balto, io ero lì che ero devastato e poi ho scoperto che tutti hanno visto Balto, tutti i ragazzi mixed ed erano tutti devastati come me, e grazie Balto. E quindi nel senso, dove si può, il discorso è che se tu prendi delle piattaforme mainstream, importanti, in un qualche modo loro devono trottare, cioè sia sicuramente un discorso di inclusività perché hanno gente nella stanza dei bottoni, però dall'altra parte c'è un discorso economico, io devo prendere gente, devo fare cose, quindi ho bisogno di diversità perché devo diversificare il mio prodotto e questo non è male, è semplicemente un dato di fatto, uniscono l'utile col dilettevole. In teatro questa cosa non funziona, in teatro questa cosa ancora non c'è perché il teatro è pigro, è tenuto, il potere è detenuto ancora da persone
che non voglio dire che se ne debbano andare, però non hanno neanche una sensibilità di includere all'interno di un processo decisionale, anche per avere un attimo, fare una sana autocritica e capire un attimo dove sono loro nel mondo, no? Quello che dicevo prima, se tu sei sempre dentro a lavorare, il mondo non lo scopri mai, vedi che diventa sempre un cane che si morde la coda. Cioè, allora a quel punto che cosa succede? Che io, che ho fatto per una vita teatro, mi ritrovo ad essere l'unico nero in platea quando vado a vedere uno spettacolo, e i miei colleghi bianchi mi dicono: Albe, meno male che ci sei tu, perché per la prima volta in vita mia vedo un pubblico che non è solo bianco. Cioè, però questo è devastante. Cioè, che la gente si muove, capito? La gente si muove se vede qualcuno con cui può empatizzare. Poi magari dice cane, bravo, piaciuto, non mi è piaciuto, quello è soggettivo. Però questa cosa qui deve avvenire. Però questa cosa dobbiamo ricordarci che deve avvenire se c'è un patto tra lo Stato, la scuola e la società. Perché il teatro, se vuole raccontare, se crea questo, vince. Se ha la pretesa di fare Netflix, muore. Allora deve capire da dove viene e per chi sta raccontando. Ci sta che 50 anni fa c'era, non so, una persona nera su centinaia di migliaia, ma non siamo più 50 anni fa. Quindi adesso si può raccontare, no? Cioè, perché ad esempio io vado a Londra e vedo che morte di un commesso viaggiatore ha un cast completamente nero, fanno la Lehman Trilogy di Massini, testo meraviglioso, c'è un attore nero, nessuno si pone il problema, viene Peter Brook, ci sono attori di ogni parte del mondo, e poi quando vai a fare un provino in Italia, ma il tuo colore in un qualche modo, se lo mettiamo, diventa, capito? Cioè diventa comunque un segno, un marker rispetto a quello che io voglio raccontare. Cioè, a me che cazzo me ne frega? Cioè, non so perché l'ho fatto in inglese, forse perché i grandi sono tutti di Milano. Capito? Però io veramente, io non so come si possa sbloccare, non ho questa arroganza. Penso che viviamo in una società che è talmente melliflua, talmente talmente a rete, che forse se noi iniziamo a lavorare nel nostro piccolo orticello e a cercare di creare qualcosa di buono per chi viene dopo, qualcosa si sblocca. Io mi auguro che ci siano dei genitori come voi che portino i figli a vedere altri spettacoli e magari si possono innamorare e dire: guarda, non voglio fare l'attrice, però mi interessa di più scrivere, mi interessa di più fare l'assistente, mi interessa di più capire come l'organizzazione teatrale, se parliamo del teatro, ma si potrebbe estendere a tutto, a tutto. Cioè, i bambini sono veramente unici, però purtroppo, proprio perché sono fragili, hanno tantissimi bias che vengono dai genitori. E non è una colpa dei genitori, perché anche loro sono reduci, sono figli pure loro. Allora dobbiamo trovare un po' una quadra senza, secondo me, diventare isterici nel dialogo, nel conflitto. Il conflitto è sempre una cosa sana, però cercare di renderlo più propositivo. Quindi portate i figli a teatro e non mandateli via se uno uccide delle persone con dei sacchetti. Io sto scrivendo in questo momento, però è top secret. Una notizia questa? Perché è top secret. È top secret, quindi abbiamo lo scoop. Scoppone. Ok, vabbè, no, scherzo, però comunque sia, cioè questa esigenza della scrittura nasce da questo, sì, da quello che hai appena detto? Sì, allora ti dico, mi è sempre piaciuta, ho sempre avuto il pallino della scrittura, però mi piace di più recitare. A un certo punto mi sono reso conto che le storie dove vorrei esistere non mi vengono proposte, non vengono create, e allora a quel punto ho detto, inizio a fare un piccolo lavoro con me stesso, ma spero veramente entro 5 anni di essere surclassato da dei geni della scrittura di diverse estrazioni che vogliono veramente fare esclusivamente i sceneggiatori e mi dicano: leggiti questa perché è per te. Alberto Valentino. Grazie, forse c'era una domanda, ho visto una mano alzata. Scusate. Perché come l'hai raccontato è sembrato comunque una cosa, una passeggiata,
Vabbè, ma io ho i miei due compagni ed è bellissimo, però veramente tanto di cappello. E poi anche come è stato recepito dai giovanissimi, hai detto appunto una piccola battuta sul fatto che è uscito spesso la questione ci siamo rotti i coglioni, però diciamo, a parte questo, se è uscito anche qualche altra tematica interessante. Grazie. Allora, guarda, dal punto di vista proprio di entrata, la cosa più difficile è stata intanto di tenuta fisica, perché è molto fisico, cioè è inutile fingere che questa cosa non ci sia un allenamento. Perché mnemonica no? Sì, però io che non ho una memoria, che se mi butti qua fuori non so neanche dove è la metro, ha più a che fare con il sensoriale, quel tipo di memoria che io faccio e che viene automatica con degli allenamenti, no? che mi hanno insegnato e che ho sviluppato. Quindi sì, la memoria ovviamente è un grande ostacolo, c'è sempre una grande tensione, soprattutto quando ci sono magari anche repliche come queste che ne so, stavi fermo da un mese, da 8 mesi, la devi rifare secca e non la fai più per altri da tempi. Quando non la facevi questa? Questa da un mese, ma quella di un mese fa non la facevano da 7 mesi, quella di Siena di Inbox, quindi quella è stata la... Come te la sei sentita questa? Cioè, di solito ogni volta che si parla di amica te la metto e dice... Guarda, ero molto emozionato perché c'è tanta gente a cui voglio bene e poi perché Roma, quindi Roma per me è una seconda casa e quindi in un qualche modo è un po' una mammona che ti guarda, quindi un pochino l'emozione c'è, però poi, come mi disse una volta la mia insegnante, se tu senti delle cose non ci andare contro, cioè mettile nel lavoro, accogliele e ridagliele, no? E poi vabbè, c'è anche tanta fiducia veramente dei ragazzi, di tutti, ma anche quelli che stanno dall'altra parte, per i led, per le luci, per i suoni, i musicisti. Quindi quello è stato la prima difficoltà. La seconda difficoltà è di riuscire a creare una struttura mentale che non diventi una pippa psicologica, perché in un qualche modo io devo dare a te, spettatore, spettatrice, la possibilità di crearti tu la mia storia. Infatti la cosa bella è che molti mi hanno detto sembra a volte un podcast, che se io posso, se io chiudo gli occhi la storia va e vedo tutte le immagini. E quindi poi cose di carattere diverso, no? Trovare un'organicità nella gestione del tempo, del suono, dello spazio, sia organico come attore che con loro che sono i musicisti, che eccetera. La dimensione sui ragazzi, la cosa bella è che in tanti in questo periodo, quando portiamo sì in giro, ci raccontano poi della loro esperienza personale e non sono solamente i ragazzini. Noi abbiamo avuto un papà, credo sui 50 anni, a Milano, che a un certo punto ha detto non parlavo da mia figlia da mesi, lo chiamate, ci siamo detti tante cose perché grazie al vostro spettacolo io ho capito dove lei stava forse andando a parare e io non capivo, perché ogni generazione non riesce realmente a capire l'altra, perché ha la pretesa di mettere i suoi concetti sull'altra e l'altra giustamente dice ma io devo fare la mia vita. E sui ragazzini è uscito molto il discorso della noia, è uscito molto il discorso dell'utilizzo dei social, dell'impoverimento dei social. In realtà sono dotati di una intelligenza, cioè penso che i ragazzini di oggi siano più intelligenti dei ragazzini della mia generazione, ma tanto, ma sono anche tanto più fragili, quindi loro sono proprio quelli che sono rimasti più rotti tipo dai 2 anni chiusi in casa, cioè che si vedevano questa cosa di uno che su Instagram che fa delle cose, che fa dei delitti, e loro dicono a volte sì, anch'io mi vergogno di dire che leggo, a volte sì, a volte anch'io voglio quella roba. E senti che è proprio un cercare di riempire un vuoto emotivo riempendo di brand, di marche, di scarpe, di cose, di una cosa che invece è molto più umana, che è il dialogo ed è parlarsi e dire io magari non potrò mettermi le tue scarpe perché sono più grande, però ti posso ascoltare e ho un'esperienza mia che posso fare anche tua e tu puoi prendere il buono e il brutto mandarlo via e andare avanti. Questa cosa i ragazzi l'hanno recepita tanto. Ciao, tanto complimentissimi. Grazie. Senti, volevo chiederti una cosa. Quanto nel lavoro mnemonico ti ha aiutato la musica? Perché io, per la mia esperienza, penso che l'unico modo per ricordare tutto sarebbe stato appoggiarmi alla musica. Quindi mi chiedo, visto che molto spesso ti ho sentito proprio a ritmo con la musica,
quanto è stato un elemento per te d'aiuto e quanto distraente? Grazie, allora no, distraente mai. Vabbè, a parte cose proprio meramente tecniche che ci si regola così, da un punto di vista più artistico, la musica è stato il primo motore. Io mi dico sempre, lo ammetto d'attore, che per me la musica è la prima forma d'arte, perché non ha linguaggio, è proprio è un treno che ti arriva addosso, no? Tu puoi sentire una canzone in giapponese ed emozionarti. Se invece guardi un film, devi ammettere, no, dei tuoi personali punti Cesare, se no non riesci. E la cosa bella della musica è che mi ha regalato molto, in realtà, una gamma di colori, oppure che sono riuscito ad ancorare delle posture o delle cose interne fisiche rispetto a delle contrazioni, a dei rilassamenti. Allora da quel rilassamento esce la parola. Però in questa fase del nostro lavoro, nonostante non lo facessimo da tanto tempo, è talmente sottile il tutto che oggi faccio un po' più fatica a risponderti, perché adesso è tutto un po' più immediato, arriva tutto in 0101, c'è la musica, c'è il colore, boom, e arriva, ed è proprio organico. All'inizio è stato utilissimo, perché per me diventa anche divertente, è tipo un ballo, cioè nel senso, io ballo con voi, però mi stacco e ritorno a prosa e poi a un certo punto riaggancio e ritorno in metrica, sembra quasi un rap, però ritorno e ti faccio capire che non è un rap, ma è un pensiero che è sconnesso di una persona che ha dei grandi disturbi, e poi ritorno, e comunque è sempre un gioco, ricordando che c'è la dimensione di Sid come personaggio, ma c'è la dimensione di Alberto che fa Sid e che dice forse non è mai successo. E quindi quella roba diventa bellissima, cioè la musica, infatti a me spiace, poi capisco che è anche una questione oltre che economica, anche di tempo, a volte quando negli spettacoli magari la musica è già preconfezionata, è già di, ma quando i due musicisti, poi musicisti veramente così bravi, sensibili, cioè tu veramente sei sicuro, sei, cioè tu sei proprio protetto, tu dici noi ci siamo, vai, è tuo. E quindi è il primo, quello e le luci. A me hanno aiutato tantissimo i LED, a me aiutano tantissimo i LED, perché mi creano proprio delle cose mie psicofisiche che mi alterano delle percezioni, non penso più a che cosa dico, ma creo dei mostri sulle parole, che è proprio un altro mondo, non so come dirlo. Di mostri, ansia, angoscia, riflessioni, estasi, immaginazione, qual è stato lo stato, l'emozione più interessante da veicolare? Perché Sid passa un po' tutte quante queste realtà, qual è stato quello che ti ha più esaltato da citare? E poi chiederò anche invece quello che ti ha più nervosismi. Guarda, in realtà potrei anche risponderti in un unico modo, nel senso, la difficoltà di questo lavoro è far fare l'ultimo scarto agli altri, cioè il fatto di non rientrare in un patetismo o in un pietismo psicologico rispetto alle cose che racconti, cioè il gancio è riuscire a convincerti che tu sei dalla mia parte, e la cosa più bella che mi dicono è, per quanto ti volessi odiare non sono riuscito ad odiarti, mi stavi anche simpatico, no? E allora lì da un gancio simpatico diventa un gancio empatico, allora dici, allora forse è un mostro di tutti noi, no? Allora vedi film come il Joker, Taxi Driver, film di questo tipo che dici, wow, allora se tu sei così forse potevo esserlo anch'io. Quella è stata la difficoltà, perché era un attimo che se iniziavo a piangere per la morte dell'amico, per la ragazza che mi lascia, per la prof, cioè è ovvio che è sempre molto sottile, perché è ovvio che mi emoziono, però io devo far commuovere voi, non devo commuovermi io in quel momento, perché se io mi commuovo è la fine. Detto anche che non è prosa classica, quindi non è che c'è la quarta parete e siamo noi che viviamo queste situazioni, sono proprio delle bolle. Quindi quello è stato sì interessante, divertente, ma anche molto, molto frustrante. La cosa bella è cercare di trovare sempre a volte dei momenti fisici o delle parole che in un qualche modo ritornano nel testo e allora ti riagganciano al discorso di prima, no? L'ombrello all'inizio di Bangla e l'ombrello dopo, la mano della che faccio con il figlio della prof e la stessa di quando saluto la mia nenna, il mio fratellino che non esiste. Cioè, quelli sono più delle cose che però trovi giocando e le sviluppi poi nel tempo.
vi ho ucciso. Ci hai graziato della tua arte, della tua competenza e della tua consapevolezza. Di solito di più quelle domande proprio pop che a te sicuramente piaceranno, Doc, Summertime, guida astrologica per giardini, perché anche vedo che abbiamo pure uno fa campare, insomma, progetti per il futuro. Ma progetti per il futuro, progetti per il futuro, se vi dico, si affossano. Vi posso dire sicuramente di seguire la pagina di Cubo Teatro, dove ci sono le ulteriori date di SID. Speriamo che avvengano altre cose meravigliose, e mi permetto di dire che è uscito in questi giorni su, possiamo dirlo, no? Su Disney Plus, Disney Plus, anche se sarebbe Plus, un film a cui mi sono molto legato dal titolo Chevalier, che è la storia reale di questo personaggio vissuto nei tempi della Francia pre-napoleonica, di questo ragazzo Mixed Race, che diventa il primo spadaccino di Francia, il primo cavaliere di Francia, e crea delle opere magistrali che a noi non sono pervenute, perché, non ve lo dico, vedetevi il film. Grazie Alberto, permettetemi di ringraziare anche Giovanna Fricò, direzione artistica di questo straordinario spazio di Io. Grazie a lei, condividere e vivere le emozioni distinte. Grazie ad Alberto Malanchini. Grazie a voi.